Italia, Lombardia, Bergamo, siamo sul lago di Endine. Contrariamente alle nostre abitudini, la sessione inizia la sera prima con la verifica delle condizioni del lago. E come sempre, da consolidata tradizione, tutta la sessione non nasce sotto una buonissima stella. Per domani sono previste condizioni meteo molto molto variabili e soprattutto nei giorni prima alla sessione c'è stato un enduro di carfishing che non sappiamo come possa aver lasciato il lago in termini di saturazione alimentare e di disturbo sulla pressione di pesca. Pescheremo ovviamente a method sulla media e lunga distanza, facendo vedere alcuni trucchi per affrontare al meglio lo spot. E ovviamente il target non può essere rappresentato che dalle bellissime signorine vestite di verde con le labbra arancio che popolano il lago di Endine. Ieri è stata una giornata molto pesante. Stanotte, vuoi per l'agitazione, per la pescata imminente, vuoi perché la stanchezza era veramente tanto, ho dormito pochissimo, circa 3 ore. E quindi oggi, considerando che l'attività potrebbe essere anche molto molto lenta e rallentata, direi che la cosa migliore da fare è mettere gli avvisatori, perché addormentarsi davanti a questo paesaggio in questa calma è un attimo. Tecnica, method, approccio sulla lunga distanza. Peschiamo su una fascia che va dai 40 ai 45 metri, su un fondale di circa 3 metri e mezzo, 4 metri. Abbiamo sostanzialmente un problema da risolvere, quello di far arrivare il method mix integro sul fondo. Quindi abbiamo bisogno di una preparazione che possa resistere allo strappo del lancio e soprattutto alla discesa sul fondale prima di cominciare a lavorare. Vediamo cosa abbiamo pensato di fare. Per la base del composto abbiamo scelto la 50-50 grain di casa Sonobite, una buona percentuale di pellet crushato, farina di pesce e soprattutto una meccanica importante. Questa pastura, se correttamente bagnata, può essere usata direttamente come pastella. Questa ci risolve la problematica inerente alla meccanica del composto. Per spingere sulla parte aromatica, usiamo una Sensas Tasti alla fragola. Questa ci darà il profumo, il dolciastro e il colore che tanto amano le tinche. Andiamo ad aggiungere al composto circa il 40% di questa pastura, che contiene anche una buona percentuale di spezzato di mais, utile nel caso avessimo delle carpe sulla zona di pesca. Andiamo ora a incrementare la granulometria del method mix. Abbiamo scelto un prodotto di casa Dynamite a base di krill, la cui principale caratteristica è quella di presentare nello stesso pacco pellet di diametro diverso, 2, 4 e 6 mm. Queste macroparticelle sulla zona di pesca dovrebbero tenere il pesce più grosso sulla zona alimentata. Abbiamo quindi la meccanica, abbiamo la parte aromatica e nutriente, abbiamo messo anche delle macroparticelle. L'ultima spinta gliela diamo con un potenziatore di aroma. In questo caso sempre di casa Sensas, in ragione di 100 grammi ogni chilo di composto. Thank you.
montatura è estremamente semplice. Il metodo viene montato completamente scorrevole e collegato al terminale da una perlina a sgancio rapido che fa anche da paracolpi per il terminale di circa 15 cm che viene fatto con un trecciato da 10 o 15 libbre. L'amo del numero 12 ospita un bandum da 10 mm. Unico accorgimento, brillare gli ultimi 8-10 cm della lenza madre. Questo consente al metodo di avere un piccolo blocco sul nodo della brillatura. Andiamo a irrobustire inoltre la parte della lenza madre che lavora a contatto col metodo stesso e abbiamo un minimo di sicurezza in più quando andremo a strofinare la montatura stessa dentro gli erbai. Ovviamente in caso di rottura il metodo rimane a perdere e il pesce non è costretto a portarsi dietro l'intera montatura. Due parole sugli inneschi. Se puntiamo le tinche, la parola d'ordine è una sola, rosso. Il rosso è l'innesco da prediligere come colore, perché proprio il rosso nella gamma dei colori è il primo che si stonalizza all'aumentare della profondità e assume una tonalità neutra, perfetta per ingannare le tinche e la loro naturale predisposizione ad un approccio molto guardingo. Quale tipo di inneschi però? Io prediligo degli inneschi bilanciati che vadano ad annullare il peso dell'amo e si sollevino lievemente rispetto al method mix presentato sul fondo. La tinca non è certo famosa per esibirsi in mangiate violente o molto decise. È un pesce che ha una mangiata timida, quasi guardinga, e anche a livello di sportività non offre un combattimento particolarmente serrato. La soddisfazione di prenderla risiede tutto intanto nella bellezza della livrea e nelle forme sinuose esaltate da questo colore verde smeraldo, ma soprattutto proprio per la timidezza dell'approccio. Pescando a lunga distanza abbiamo bisogno di canne quindi che abbiano nella parte mediana la necessaria elasticità per riuscire a mandare un metodo da 50 grammi in una fascia di pesca oltre i 40 metri. Abbiamo nel contempo bisogno di una vetta particolarmente sensibile e un sottovetta molto morbido per evitare eventuali slamati durante la fase di recupero a lunga distanza. Nel contempo, siccome possiamo imbatterci anche in carpe di taglia ragguardevole, serve un manico con la giusta riserva di potenza. Per oggi abbiamo scelto una coppia di Matrix Ethos XRF, che hanno tutte le caratteristiche che abbiamo descritto in precedenza, ma hanno un'altra particolarità che le rende particolarmente adatte a questa tipologia di pesca. Sono delle 12,6. La lunghezza di 12 piedi e 6 pollici non è particolarmente diffusa nel feeder, però fidatevi che quei 6 pollici in più ci danno tante, tante, tante caratteristiche importanti per riuscire a raggiungere facilmente queste distanze, per riuscire a leggere bene la mangiata e soprattutto per riuscire ad essere precisi sui lanci che si susseguono durante la sessione di pesca. Il compianto Vujadin Boskov diceva che la partita finisce quando l'arbitro fischia. Ci abbiamo sperato fino alla fine, abbiamo tentato fino alla fine, ma purtroppo, dopo oltre 14 ore, l'arbitro ha fischiato ed è andata piuttosto male. Eravamo convinti di quello che avete visto durante il video a livello di approccio tecnico e tattico. Tant'è che le foto che avete visto proprio durante il video sono pesci che abbiamo fatto in questo stesso spot con lo stesso approccio solo pochi giorni fa. Purtroppo abbiamo trovato condizioni veramente difficili, condizioni meteo-ambientali che sono cambiate repentinamente, vento, pioggia, abbassamento di temperatura, perfino il sole. E alla fine non abbiamo capito cosa sia andato storto, ma siamo convinti che abbiamo fatto le cose bene. Purtroppo la pesca in lago, così come la pesca in fiume, è soggetta a variabili che spesso ci sono ignote e che non possiamo prevedere. E probabilmente il fascino della pesca stessa è proprio in queste variabili. Questa volta è andata male, ma non ci diamo per vinti, ci riproveremo quanto prima. Al prossimo video, ragazzi.